Chiesa domestica, santuario della vita, comunità di grazia e preghiera, luogo del primo annuncio della fede ai figli. Papa Benedetto XVI usò parole intense e piene di verità per descrivere, 10 anni fa, l'incontro mondiale delle famiglie convocato da Giovanni Paolo II, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Lo fece a Valencia, in Spagna, terra bagnata dal sangue dei martiri e aperta, in quel particolare momento, ad una legislazione orientata a riconoscere nuove forme di unione. La visita del pontefice fu una carezza per il popolo spagnolo, sconvolto da un grave incidente avvenuto in metro e costato la vita a più di 40 persone, ma anche all'insegna dell'ascolto, soprattutto nell'incontro testimoniale presso l'avventuristica città delle arti e delle scienze. Sul palco le testimonianze di coppie ferite, ma rinate alla luce della fede, perché la famiglia è l'ambito privilegiato dove ogni persona impara a dare e a ricevere amore, una scuola di umanesimo che va tutelata e difesa. Invito pues a las gobernantes y legisladores. Invito dunque i governanti e i legislatori a riflettere sul bene evidente che i focolari domestici in pace e in armonia assicurano all'uomo, alla famiglia, centro nevralgico della società. La famiglia è un tesoro, ricordò Benedetto XVI, che sono i nonni, garanti dell'affetto e della tenerezza. Espressioni oggi care a Papa Francesco, che proprio alle sfide e alla ricchezza della famiglia ha dedicato gli ultimi 2 sinodi dei vescovi. I genitori, evidenziò Papa Ratzinger nella messa celebrata la mattina del 9 luglio, hanno il diritto e il dovere inalienabile di trasferire ai figli il dono della vita, il patrimonio di esperienze, avvicinandoli all'incontro con Dio che ci ha voluti a sua immagine e somiglianza. Nell'origine di tutto uomo e pertanto in tutta paternità. Nell'origine di ogni uomo e pertanto in ogni paternità e maternità umana è presente Dio Creatore. Los esposos devono accoger al niño che les nasce come hijo. Per questo motivo i coniugi devono accogliere il bambino che nasce come figlio non solo loro, ma anche di Dio che lo ama per quello che è e lo chiama la filiazione divina. E lo chiama alla filiazione divina. Più ancora, ogni atto generativo, ogni paternità e maternità, ogni famiglia ha il proprio principio in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Di fronte ad una cultura che esalta la libertà dell'uomo capace di bastare a se stesso, la famiglia, sottolineò il pontefice, è il riverbero di una verità oggettiva. L'educazione cristiana è educazione alla libertà e per la libertà, la via per uscire dal proprio egoismo ed entrare in comunione con gli altri e con Dio. È l'esperienza dell'accoglienza, del sostegno, è l'amore instancabile e generoso che nel matrimonio indissolubile vede la sua maggiore espressione. Di fronte ai problemi che ancora mettono in crisi la famiglia, le parole di Papa Benedetto risuonano oggi come uno sprone ad affidarsi, a essere aperti allo Spirito nel completo affidamento a Cristo. Este encuentro siga risonando come un canto gozoso dell'amore. Questo incontro continua a risuonare come un canto gioioso dell'amore, della vita e della fede condivisa nelle famiglie, aiutando il mondo di oggi a comprendere che l'alleanza matrimoniale, per la quale l'uomo e la donna stabiliscono un vincolo permanente, è un grande bene per tutta l'umanità.